La bellezza della natura e l'arte dell'uomo insieme hanno realizzato un faro di spiritualità che irradia pace sulle cinque terre, un lembo di Liguria benedetto da Dio ma troppo spesso maltrattato dagli uomini. Gli eventi alluvionali che si sono abbattuti su queste zone nel corso degli anni hanno seriamente ferito la struttura del convento dei Cappuccini di Monterosso. Non ultima la frana del 21 marzo 2013 che coinvolse il muraglione di cinta che delimita l'orto. Nessuna vittima, ma danni stimati in 500.000 euro. Cifra enorme per i francescani che non si sono persi d'animo e hanno subito cercato di capire come aiutare la provvidenza. Una prima occasione è arrivata dal concorso I Luoghi del Cuore, promosso dal FAI. Tra i tanti angoli della penisola, il convento è stato il più votato dalla rete, ottenendo così un premio di 50.000 euro per ripagare i lavori di ristrutturazione. La strada è ancora lunga e le operazioni sono costose data la collocazione impervia del convento. Per portare i materiali necessari occorre spesso utilizzare un elicottero. In tanti stanno provando ad aiutare i frati quanto e come possono, ma c'è ancora molto bisogno. Ed ecco che è partita una raccolta fondi a cui chiunque può partecipare, recuperando attraverso il sito internet le informazioni utili. Le immagini che contempliamo indubbiamente possono darci una prima idea di cosa rappresenti questo posto, patrimonio dell'UNESCO insieme a tutto il Parco delle Cinque Terre. Ma i figli di Francesco d'Assisi saranno ben felici di ospitare i visitatori che volessero incontrarli per sostenerli e respirare l'estasi di un pezzetto di paradiso all'incrocio tra terra, cielo e mare.